Penso che il Parlamento europeo dovrebbe occuparsi di queste tematiche realmente, quindi della non conciliazione, chiamiamole, di alcune religioni, di alcune culture, se così vogliamo definirle. Per noi non dovrebbe neanche essere usata questo termine, appunto inconciliabile con il tessuto europeo, direi col tessuto mondiale. E gli episodi dai quali oggi parleremo non sono episodi che sono in altri continenti, in altre parti del mondo. Parliamo di un episodio, come appunto ho detto prima, di un imam che spiega come lapidare una donna, fatto in Gran Bretagna, questo filmato. Parliamo di un episodio successo in Italia, di un magistrato, un PM che assolve, un giudice che assolve un cittadino bengalese per ragioni culturali. Quindi questo viene giustificata la violenza nei confronti di una donna in quanto la sua cultura lo porterebbe a poter compiere questi gesti. Ecco, assieme all'Associazione Vittime di Reato, che ringrazio, ritengo invece che questa cosa non debba andare sotto traccia, non debba cadere, ma debba essere evidenziata, contrastata e messa in campo qualsiasi tipo di azione per tutelare le vittime e per fare in modo che queste vittime non siano vittime. Quindi da un lato che sia data giustizia nel momento in cui ci sono fatti così gravi, ma che passi un messaggio che questo tipo di comportamento criminale, perché questo è, non è in nessun modo conciliabile con la cultura occidentale. Cosa può fare il Parlamento europeo? Parlarne. Quindi il primo tema è creare occasioni di ascolto di queste tematiche. Quindi l'incontro di oggi al Parlamento europeo con un'associazione molto attiva sul territorio lombardo, sul territorio nazionale, su questo dramma, è un primo gesto concreto, una mano tesa di ascolto di un'associazione che da anni si occupa di questo aspetto. La seconda cosa è quello di compiere gesti nell'attività legislativa di sensibilizzazione e di orientamento anche dei vari governi affinché ci sia un inasprimento delle pene e che non ci siano spazi discrezionali dati in mano a un giudice. Il giudice deve far rispettare una legge e una violenza su una donna deve essere punita. Non può esserci nessuna motivazione culturale, religiosa o di altra tipologia che faccia passare un aggressore come un innocente, che possa beatificare l'aggressore al posto di punirlo e farlo finire in carcere.